bussato. Allora, si prega per non passare la nostra fermata, perché abbiamo una questione gravissima. Noi siamo lavoriamo e non percepiamo il livello. Siamo a causa di, diciamo, dell'effetto di una uno dei tanti gruppi dell'ultima spending review che ci vede dislocati a un nuovo ente come finalità, come scopo dell'attività, ma non come personale. Quindi di fatto noi non abbiamo stipendio, né sappiamo quando potremo avere. Ma lei, scusi, quanti anni è che lavora in questo istituto di ricerca? All'86 di ruolo. Dimmi Carlo. Assolutamente, ma ci sono delle persone che hanno un analogo problema. Quando le hanno detto che il non c'è stato detto nulla. Allora come ha fatto a sapere? Non siamo nelle condizioni fortunate di poter non notare l'arrivo di uno stipendio, ce ne siamo accorti. Quindi non è arrivato uno stipendio. Non è arrivata nessuna formazione ufficiale per questo ritardo e non sappiamo per quanto si potrà arrivare. E tutto questo ovviamente. Quindi lei praticamente ha continuato a lavorare. Di fatto quest'ultimo mese non è arrivato, ma non abbiamo nessuna indicazione che la cosa si possa chiarire o risolvere nei prossimi quasi giorni. Quindi ma qualcuno ne ha detto dal ministro che non parla. Come molto spesso capita, purtroppo il comparto ricerca è quasi trasparente. Noi non siamo particolarmente visibili e comunque siamo tra quelli che probabilmente fanno anche poco rumore in tutto questo, però la storia è paradossale perché siamo dipendenti dal Stato. Ma come è possibile? Io dico che ci sia qualche informazione che non abbiamo perché sono dipendenti pubblici. Chiedetelo a Catania, al ministro! È un precedente, per altri dipendenti. Chiamate il ministro, ci spieghi perché non ci paga lo stipendio, avesse almeno lui il coraggio di dirci qualcosa, visto che gliel'abbiamo chiesto per telefono, per telegramma, per fax, non ci parla, abbiamo non ci dice niente. Pesini, abbi il coraggio di dirci domani perché non ce lo paghi, il motivo come uomo te lo chiedo, non come dipendente, perché mi ignori. Scusi un attimo, siccome qui, un attimo. Siccome ho qui in studio una parlamentare che la non c'è di io, posso soltanto prendere un impegno che domani mattina presenterò un'interrogazione. Non è che io vi dico in studio, perché se no è cretino, vi dico in studio c'è una parlamentare. La parlamentare si prende l'impegno, d'accordo, chiunque sia. Mi sono qui con il ministro e voi fate buffa. Ma che volete? Domani c'è un incontro al ministero, c'è un facciamo un passo in avanti, venisse il ministro a relazionare. Un passo in avanti e vediamo lo stipendio, un servizio sempre di Valerio Minelli come precedente sullo stipendio del Parlamento.